Il film me l'ha proposto il produttore con cui ho lavorato per tanti anni come regista di seconda unità. Mi conosceva molto bene e sa il tipo di cinema che amo e infatti è stata una storia che mi ha colpito nel profondo, soprattutto per il rapporto che c'è al centro tra due fratelli. C'eravamo sfiorate in un altro momento, ma non eravamo riuscite a lavorare insieme. E a me era rimasta la voglia di lavorare con lei perché la considero una delle nostre grandi attrici. No, non parlavo serbo, assolutamente non è. Devo dire che è stato, insomma, il ruolo che mi ha offerto Lida era per me una sfida per tanti motivi, un ruolo che non avevo mai avuto e la difficoltà della lingua è stata anche un mattone per la costruzione del personaggio molto importante. La bellezza, secondo me, di questo film è proprio che potrebbe sembrare un film di puro genere, ma in realtà nasconde una storia di dinamiche familiari molto toccanti. Il rapporto tra Stefania Vera, perché in realtà sono due personaggi, e il fratello. È il rapporto di un passato che ritorna, un passato che lei vuole dimenticare e che riappare con la comparsa del fratello. Beh, io in questo momento mi sto ancora occupando principalmente di promuovere, far conoscere, far girare il più possibile questo film. E poi ho un po' di altri progetti, diciamo, in pentola. Non so ancora di preciso quale riuscirò a fare, però questo è stato il mio primo film. E in cui io devo dire mi riconosco molto e quindi spero di continuare in questa linea, in questo tipo di cinematografia. Io faccio velocemente perché in realtà questo è un anno che sto dedicando al teatro perché nasco, diciamo, come attrice teatrale e cerco sempre di tenere insieme cinema e teatro perché è una cosa che mi fa bene. E sto portando in giro per l'Italia questo spettacolo che è una clitennestra con la regia di Roberto Andò. Io sono veramente contenta di essere qua. Penso che per il cinema italiano per noi registi sia molto importante. Sono grata di essere qui perché mi permette di avere un po' di visibilità in Francia, non solo in Lussemburgo. Ed è veramente importante per me che, ripeto, prendo la cinematografia, in particolare francese, come un grande riferimento. E quindi poi c'è una tantissima gente che partecipa in sala, che è la cosa più bella per un regista, e purtroppo non è così scontata in questo momento in Italia. Io amo partecipare ai festival e festival come questi dico sempre che danno veramente un senso al lavoro che facciamo perché rispetto appunto al teatro noi incontriamo raramente il nostro pubblico. E questa è un'occasione in un festival così partecipato, così seguito e anche, diciamo, con culture diverse, perché ti dà la possibilità anche di essere al confine con più culture, è un'occasione di incontrare e confrontarsi con il pubblico. Quindi sono incantata dalla partecipazione così appassionata,
di chi lo fa e di chi lo riceve. Io ringrazio tutti gli spettatori che sono venuti numerosi a vedere il film, spero che ci saranno altre occasioni e vi ringrazio davvero perché è un'esperienza molto bella. E grazie per essere venuti in numerosissime sale piene e se non vi è piaciuto, se non vi piacerà, e cercate di contattarmi e lamentatevi, e se no alla vecchia maniera, che è la cosa più bella, continuate il passaparola e parlate di noi e aspettate il prossimo lavoro di Lida.